scintilla e tuo spirito soffierà, ci infiammerà. Veniamo da te, chiamati per nome, che festa Signore tu cammini con noi. Ci parli di te, per noi spezzi il pane, ci riconosciamo il cuore a te sei. Popolo, siamo qui, e noi tuo popolo, siamo qui, siamo qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la grande festa del Corpus Domini, cioè ricordiamo, veneriamo ed esaltiamo Gesù presente attraverso i segni del pane e del vino in mezzo a noi. Ecco, se a volte non siamo stati così consapevoli di quello che facevamo, se a volte magari ci siamo accostati all'Eucaristia in modo superficiale o poco convinti, ne vogliamo chiedere perdono al Signore e vogliamo ringraziarlo perché Lui, presente attraverso il pane e il vino, vuole e desidera venire dentro di noi. Signore, che nell'Eucaristia sei fonte di e culmine di tutta la vita missionaria e cristiana. Kyrie eleison. Cristo, che nel pane spezzato sei nutrimento che ci sostiene nel cammino della nostra vita. Christe eleison. Signore, che nel vino versato sei bevanda, che rinvigorisce in noi la vita di Dio, sì, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli. Agli uomini amati da Lui. Noi ti lodiamo, noi ti benediciamo, noi ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, avverto anche che Don Paolo è a disposizione per le confessioni nella Cappella del Santissimo Sacramento. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito Eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati riceveranno l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ora leggiamo insieme la sequenza che troviamo sul foglietto. Ecco, gli uomini la recitano insieme a me, le donne insieme a Stefania. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.
Pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. I discepoli andarono ed entrati in città, trovarono come aveva detto loro. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Parlare dell'Eucaristia è abbastanza arduo e nello stesso tempo non facile. Ci sono tanti aspetti che possiamo dire di Gesù presente nel pane e nel vino. Prima con alcuni ragazzi delle medie, nel centro pastorale, si diceva dei miracoli eucaristici. Ecco, Gesù proprio per dimostrare la sua presenza ha fatto tanti miracoli, soprattutto di questo pane che è spezzato sanguina, pane che diventa carne, vino che diventa sangue. Un altro miracolo, per scendere un pochettino proprio terra a terra, che Gesù Eucaristia fa, è quello che stiamo celebrando questa sera qui insieme. Siamo diversi, siamo anche abbastanza come numero, di età diversa, la pensiamo in modo tanto diverso. Bene, Gesù e Eucaristia ci mette insieme, ci fa sentire uniti. In fondo, piccoli e grandi, buoni e meno buoni, cattivi e un po' più buoni, questa sera ricevendo Gesù dentro di noi,
dimostriamo di essere diversi, ma di essere uniti. In fondo la Chiesa, cioè la comunità di cristiani, si sente unita a Gesù e Eucaristia proprio sentendoci uniti tra di noi. È quello anche che un po' alcuni catechisti, alcune persone della nostra comunità hanno preparato sotto l'altare. Gesù non si è servito di cose straordinarie, ma di cose molto, molto ordinarie, il pane e il vino. Come abbiamo bisogno del cibo quotidiano, così abbiamo bisogno di Gesù Eucaristia che ci aiuta a vivere bene la nostra vita. Non si può fare a meno di Dio nella vita dell'uomo. Se guardiamo gli uomini che sono scettici o che non credono, troviamo che annaspano un po' nella loro vita. Sì, si pongono tante domande ed è già tanto. A volte qualcuno entra a vivere la fede, però non quando parliamo di Gesù, ma quando dimostriamo di credere in Gesù. Ecco perché anche queste persone hanno voluto mettere dei segni sotto l'altare. Il segno della fede. La fede è rappresentata un po' dalla croce. In fondo Gesù, donando la sua vita, ci aiuta a credere in un Dio buono, che ama, che è grande e che è misericordioso. Hanno raffigurato anche l'ancora, che è un po' il segno della speranza. In fondo Gesù è un po' l'ancora della nostra salvezza, lo dice la Scrittura diverse volte. Che significa ancora della salvezza? È un po' il Dio come punto di incontro tra noi e Dio stesso. Gesù è colui che ci invita a fare tesoro della presenza di Dio nella nostra vita. Dio è veramente l'ancora della nostra salvezza, per dare senso alla nostra vita, a quello che facciamo, a quello che diciamo, a come ci comportiamo. Fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali che guidano un po' il cammino di ogni cristiano. La carità è rappresentata un po' da questo cuore, da questa fiamma di amore che noi possiamo avere nei confronti di Dio, visto che Dio ha donato la sua vita e ha amato ognuno di noi in maniera veramente grande e profonda. In fondo la festa del Corpus Domini non è niente altro che l'esaltazione di un Dio che è presente in mezzo a noi attraverso il pane e il vino. E ci ha detto: prendete e mangiate, prendete e bevete. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò. E allora facciamo tesoro veramente di questa presenza di Dio attraverso il pane eucaristico. Cerchiamo di far tesoro accostandoci alla comunione molto spesso. Fortunato quell'uomo, quella donna, quel bambino, quella bambina, quella persona matura che si accosta a ricevere l'Eucaristia. Se Dio rende santo ogni luogo, rende santo anche ognuno di noi. Bella la frase di un bambino che si preparava alla prima comunione, che nei giorni di ritiro mi disse: Don Franco, se quando entriamo in chiesa facciamo la genuflessione davanti al tabernacolo perché lì c'è Gesù, quando noi domenica faremo la prima comunione dovremmo fare la genuflessione uno di fronte all'altro perché dentro di noi c'è Gesù
perché siamo diventati tabernacolo vivente di Dio. 10 anni, poi noi diciamo che a 10 anni a volte non si capisce molto di quello che i bambini stanno facendo per la prima volta. Forse è un aiuto anche per noi per riflettere. Possiamo farci tante domande, possiamo avere tanti punti interrogativi. Forse è il caso anche di alimentare la nostra fede con la preghiera e con l'adorazione davanti a Gesù Eucaristia, perché questo ci permette di gustare fino in fondo la presenza di Dio dentro di noi. Ci aiuta a vivere nella fede, nella speranza e nella carità, ci aiuta ad essere una comunità vera che diventa testimone nei confronti di quelli che sono ancora titubanti o che non hanno fatto ancora la loro scelta definitiva di credere in Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, che nell'Eucaristia ci ha consegnato il memoriale della sua Pasqua, apriamo con fiducia e riconoscenza il nostro cuore a Dio Padre. Padre Santo, Signore, ti preghiamo affinché tu ispiri opere di carità alla nostra comunità cristiana. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo affinché tu dia speranza agli ammalati per superare questo momento. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, ti preghiamo affinché con l'aiuto della fede ci aiuti a rimanere uniti. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ecco, stiamo celebrando l'Eucaristia, stiamo celebrando e realizzando la comunione dei Santi
e vogliamo sentirci uniti allora anche ai nostri fratelli che ci hanno preceduto e celebrano con noi l'Eucaristia, anche se sono in cielo nel Regno dei Cieli. Vogliamo ricordarli, vogliamo pregare con loro, vogliamo pregare per loro perché loro intercedano anche per noi. In questa celebrazione, questa sera, ricordiamo in modo particolare Caterina, Torquato, Giulio, Leonardo, Bruno, Maria e Giuseppe nel suo 8° giorno. Preghiamo. Lode a te, o Padre, che in Gesù tuo Figlio ci hai dato il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli. Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza per attuare nella vita ciò che ti chiediamo attraverso la preghiera. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, oh Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si faceva bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione ed hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione.
Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, o Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ti serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo sempre la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola di Cristo Salvatore e formati al suo insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da ogni male. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci vogliamo scambiare un segno di pace. Toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, ricordo che domani, festa del Corpus Domini, come anche questa sera, non possiamo fare la processione, però faremo qualcosa un po' di particolare. Domani sera, alle ore 18, qui in chiesa faremo un'ora di adorazione, poi alle ore 19 ci sarà la Santa Messa. Ricordo anche che lunedì sera alle 21.15 c'è l'incontro biblico, mentre venerdì sera alle 21.15 c'è il consiglio pastorale, lo facciamo questa volta in presenza qui in chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.